Oh, Commanders, finalmente il video sulle trazioni. Arriva Nata War Machine, che partiamo subito con le trazioni orizzontali. Prendiamo o due corde, o i cavi TRX, o una sbarra. Ci mettiamo in posizione orizzontale a 45 rispetto al pavimento. Partiamo dalla posizione di braccia distese, gambe e glutei contratti, e andiamo a fare semplicemente la nostra trazione. Questo è proprio per i principianti, molto molto facile, molto molto easy. 4/5 serie da almeno 12 colpi, 12 ripetizioni, con un 30-40/1 minuto di recupero, un pochettino in base al vostro livello. Dopodiché, ragazzi, passiamo subito a un esercizio molto fondamentale per le trazioni verticali. Passiamo all'attivazione scapolare, che è un ottimo setup per imparare ad attivare il dorso. Come illustrato qui nel video, ci appendiamo alla nostra sbarra e cerchiamo di fare un movimento verso l'alto e poi verso il basso, verso l'alto e poi verso il basso. In questa maniera andremo a creare questa attivazione scapolare. Io consiglio sempre, per ogni esercizio che vi andrò a far vedere in questo video, 4/5 serie per quei 10/12 colpi o ripetizioni, con sempre quei 30-40, un minuto di recupero, sempre un pochettino in base al vostro livello. Possiamo iniziare finalmente a lavorare un pochettino sulla trazione completa. In quale maniera? Prendiamo un box, uno step, una sedia, qualsiasi cosa, un rialzo comunque sia, in maniera tale che noi potremmo andare a prendere innanzitutto la sbarra in maniera supina, perché saranno le trazioni un pochino più facili, in quanto andremo a lavorare anche un pochettino di bicipite. Facciamo un leggero balzo in maniera tale che ci porteremo la sbarra ad altezza petto. Andiamo a creare un blocco e poi pianino 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 andiamo a scendere in fase negativa. Questa cosa uguale, facciamo 10 ripetizioni, 4/5 serie, sempre con dai 30-40 minuti, un minuto di recupero. In questa maniera andremo a lavorare in fase negativa la nostra trazione inversa, o anche detta supina. Quando avremo appreso questo movimento, che inizierà ad essere abbastanza semplice, stessa cosa l'andremo a fare in maniera prona, sempre con il nostro box, un leggero saltino, blocchiamo la sbarra al petto e pianino 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 scendiamo. Dopodiché, quando avremo appreso anche questo esercizio, in molte palestre ormai ci sono le bande elastiche di varie misure, ovviamente dalla più grossa, che è quella che ci aiuterà maggiormente a tirare su il nostro corpo, fino a quella più sottile, che dopo voi dovete andare a calare in base un pochettino al vostro livello man mano che aumenta. Prendo la banda più grossa, faccio un nodo alla sbarra, me ne infilo sotto i piedi e ovviamente parto sempre dalle trazioni inverse, o anche dette supine, perché ripeto, andiamo ad aiutarci con questa trazione anche con i bicipiti rispetto a quella prona, che è leggermente un po' più difficile. Fatto anche questa trazione inversa con l'aiuto della banda elastica, sempre 4/5 serie, 10-12 ripetizioni con 30-40 secondi, un minuto di recupero, possiamo eseguire lo stesso movimento in maniera prona, quindi con impugnatura classica, normale, standard. Man mano che l'esercizio vi verrà sia in maniera prona che in maniera supina facile, andremo a calare la resistenza delle bande elastiche, in maniera tale che andrete sempre ad usare sempre di più il vostro peso. Non abbiamo la banda elastica? Possiamo farci aiutare da un nostro compagno. Noi pieghiamo le gambe e ci facciamo aiutare semplicemente facendoci tenere su le caviglie, in maniera tale che ci andrà ad alleggerire il peso. Cosa molto ma molto importante: non incrociate mai le gambe quando fate le trazioni, perché potrete andare a creare una asimmetria. Arriveremo poi al punto nel quale riusciremo a fare 1, 2, 3, 4 trazioni supine e dopodiché prone senza nessun tipo di aiuto. Yeah,
possiamo magari aggiungere le trazioni a squadra, sempre partendo magari dall'impugnatura supina, ovvero quella inversa. Ma prima di andare a far questo, come vi faccio vedere qui nel video, possiamo provare a vedere almeno se abbiamo una corretta postura a squadra, prendendo un bastone, un classico manico di scopa, quello che volete. Ci posizioniamo a L, stendiamo completamente le braccia e cerchiamo di stare in questa posizione per almeno 10-20 secondi, sempre per quelle 4-5 volte, sempre con 30-40 secondi, un minuto di recupero, in maniera tale che andremo a lavorare in questa maniera proprio per vedere se riusciamo a tenere questa posizione di squadra, diciamo. Se abbiamo una giusta linea a L, magari facendoci guardare da un nostro compagno o guardandoci allo specchio, come riuscite, come vi trovate meglio, dopodiché possiamo passare appunto a fare le trazioni a squadra supine alla nostra sbarra. Ci posizioniamo a L, tenete le braccia distese, ovviamente qui nel video io sono leggermente piegato, ma perché ho sempre una piccola infiammazione ai gomiti che mi sta ancora guarendo, non è ancora guarita del tutto, quindi ci tengo a precisarlo prima che qualcuno mi cazzia per questa cosa. Ci mettiamo la nostra posizione a squadra e andiamo a fare le nostre classiche trazioni a L. Ovviamente anche nella fase positiva la nostra posizione a L o a squadra deve sempre rimanere così, non si deve andare a scomporre, diciamo il nostro angolo di 90 gradi come parte deve arrivare fin su in cima alla sbarra. Quando ci verrà facile anche questo esercizio, possiamo anche farlo in posizione prona. Come ultimo esercizio vi ho voluto far vedere l'archer pull up, che è una piccola chicchina per lavorare il dorso comunque sia con altre angolazioni diverse. Quindi ci attacchiamo alla sbarra, ci tiriamo prima su col braccio sinistro magari e poi andiamo a stendere il destro, dopodiché riscendiamo, ci tiriamo su col destro e stendiamo il braccio sinistro. È un'altra maniera per lavorare un pochettino le trazioni, diciamo un inizio di monoarto, chiamiamolo così, perché comunque sia quando ci tiriamo su da un lato usiamo solamente un arto, l'altro è giusto un'assistenza per facilitare e alleggerire un pochettino il peso. Poi passeremo alle trazioni a monobraccio, ma questo poi magari più avanti, ma nei prossimi video. Ragazzi, ovviamente all'inizio non sarà semplice fare le trazioni, soprattutto per quelli che si sono appena approcciati a questo sport. Quando riuscite almeno a fare una barra due trazioni, come fare ad aumentarle per arrivare fino a 10-15-20 per ogni serie? Molto semplice. Esempio, il vostro massimo di trazioni facciamo che sia 3, quindi bassissimo, basso facciamo. Bene, molto semplice. Fate una trazione, 30 secondi di recupero, una trazione, 30 secondi di recupero, una trazione, fino a 100. Vedrete che la volta dopo sarete in grado di fare due trazioni, 30 di recupero, due trazioni, 30 di recupero. Man mano che andrete a fare questo tipo di esercizio, vedete che pianino, le vostre trazioni, le vostre ripetizioni di trazioni aumenteranno sempre di più. Il vostro massimo di trazioni è 10? Bene, andiamo a fare 5 trazioni complete, magari partendo sempre da quella supina e poi quella prona, ovviamente, perché è un po' più facile quella supina, quella inversa. Facciamo le nostre 5 trazioni fatte per bene, 30 secondi di recupero, 5, 30, 5, 30, 5 e via dicendo, sempre per chiudere un totale di 100 ripetizioni. Vedrete che man mano che andate a fare questo tipo di esercizio le trazioni aumenteranno. Bene ragazzi, spero di avervi accontentato con questo video, spero di essere stato abbastanza chiaro, abbastanza semplice, perché comunque sia voglio essere sempre molto terra a terra anche con le parole, con i discorsi, in maniera tale che possiate capire un pochettino tutti quanti. E che dire, un bel like al video, un commento, qualche suggerimento magari di qualche altro tutorial che volete. Presto uscirà anche un bel tutorial su Muscle Up, ma ovviamente prima di affrontare il Muscle Up dovete essere in grado di eseguire almeno le trazioni prone almeno fino al petto. Dopodiché il Muscle Up verrà fuori che è una chicca, che è una bellezza, sarà proprio una stupidaggine dopo, con il tutorial che vi ho proposto, che vi faremo vedere poi nei prossimi video. Chiudo qua ragazzi, like al video, commento, iscrizione al canale, iscrizione alla pagina Facebook,
sempre 100% qualità e sempre forza in comando. Nata War Machine è sempre qui per voi. Commentate e io rispondo sempre. Ciao ragazzi, alla prossima. I only come out at night, but we're still looking for sign. When I wake up, oh.